Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata di Cult Vision del nostro talk show settimanale di approfondimento. Oggi ci troviamo presso lo studio medico specialistico del dottor Hamid Reza Salari e parleremo delle sue rivoluzionarie tecniche terapeutiche. Ma di che cosa si tratta? Dovrete seguire la nostra trasmissione dopo una brevissima pausa pubblicitaria. A tra poco, non mancate. Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata di Cult Vision. Come avete sentito nell'anteprima, oggi ci siamo trasferiti a Ponte San Giovanni di Perugia presso lo studio medico specialistico del dottor Hamid Reza Salari, specialista in ossigeno-ozono-terapia. Ben trovato, dottore. Grazie. Ecco, lei ha riscosso un enorme successo a livello nazionale ed internazionale nel campo della terapia del dolore ed in particolare nella cura dell'ernia del disco, della cervicale e del ginocchio, curandoli con questa straordinaria naturale tecnica che è ossigeno-ozono-terapia senza dover intervenire chirurgicamente. Allora, la prima domanda è questa, dottore: perché ha deciso di curare i suoi pazienti con l'ossigeno-ozono-terapia? Perché lei è anche gastroenterologo. Sì, ho curato perché ozono è un prodotto naturale, risultato maggiore ho visto su di me, per questo motivo ho deciso anche di curare i miei pazienti. E quindi soffrivo anch'io di mal di schiena, parliamo di 25 anni fa, e quindi ho deciso anche di praticare ossigeno. Quindi lei l'ha provata prima su di lei questa tecnica? Sì. Poi mi sono specializzato e quindi ozono è un prodotto naturale. E si tratta di 3 molecole di ossigeno, 2 molecole più un'altra molecola diventa 3 molecole, quindi si tratta di un ossigeno puro, un ossigeno naturale. Quindi è un gas potentissimo. È un gas, un antiossidante molto forte. Anche se è semplice perché si trova nella natura. Molto forte. Allora, dottore, lei ha una lunghissima esperienza per quanto riguarda questa tecnica, questo metodo. Si parla di oltre 30 anni. Ci potrebbe parlarne? Sì, l'esperienza mia su, specialmente per quanto riguarda ernie discale, è molto ampia su tanti pazienti. Praticamente io lavoro molto a Roma, vengo anche a Perugia, a Ponte San Giovanni. Ma lei ha studiato anche in America, sì. Un lungo percorso ha fatto, quindi approfondito in America, sì, a Los Angeles, tanti convegni ho studiato, perché in America ossigenoterapia è molto importante, dato che si tratta di un prodotto naturale e risolve varie patologie, specialmente ernie discale, senza intervento chirurgico, perché non è che tutti vogliono fare intervento chirurgico, sempre c'è il rischio. Allora, infatti adesso tra pochissimo parleremo di questa malattia dolorosissima. Una cosa importante vorrei dire, che ci sono dei paesi dove l'ossigeno-ozonoterapia è convenzionata e quindi si abbattono anche, come dire, i costi, no? Per esempio in Grecia, per esempio in Germania, anche a Cuba. Ci sono dei veri e propri ospedali dove si cura soltanto con questa tecnica. Allora, veniamo adesso all'ernia del disco, una malattia dolorosissima, una delle malattie definita come malattia infiammatorio dolorosa. Ed è trattata veramente con grande successo questa malattia con l'ossigeno-ozono-terapia. È la più trattata, se possiamo dire
così. Che cosa vorrebbe dire appunto di questa patologia e quindi come viene somministrata, come viene curata, quali novità anche ci sono, perché abbiamo un'ampia letteratura scientifica per quanto riguarda questo aspetto. L'ernia disco è una patologia molto frequente, si tratta di un'affezione molto diffusa tra la popolazione. Praticamente ozonoterapia viene applicata in questo caso perché? Perché si tratta di un antinfiammatorio molto forte nel campo della zona dell'ernia del disco. Perché ernia disco, sappiamo che è una zona delicatissima. Sì, ernia disco sarebbero quando una porzione di spazio di praticamente il disco. Qui abbiamo anche un'immagine. Sì. Ernia disco si tratta quando il disco intervertebrale viene rotto oppure viene spostato esternamente, praticamente. Quando viene spostato esternamente, comprime i nervi spinali che praticamente passano in questa zona, oppure il midollo spinale. In questo caso che cosa fa? Fa il dolore, un dolore quindi molto forte. Il dolore forte. Si diffonde su tutto il corpo. Molto forte, sì. Ozono che cosa fa? Ozono agisce a questo livello, agendo a questo livello, seccando praticamente questa ernia. Questa ernia. Quando viene che diventa seccato, inerte, quindi. Inerte. Quando secca l'ernia, che succede? Succede che ernia non soltanto non irrita nervo, che fa praticamente il danno, non produce neanche sostanze tossiche. Certo. Perché ernia produce sostanze tossiche. Chi fa male praticamente, chi c'ha il dolore, continuamente sostanze tossiche vengono prodotte e sempre c'è il dolore. Quando ernia praticamente fa necrosi, quando ozono fa necrosi praticamente all'ernia, quindi non si produce più queste sostanze tossiche e quindi fa un processo antinfiammatorio a livello del nervo e quindi praticamente il dolore viene dopo una o due sedute ridotto. Poi diverse sedute facendo, certo. Ernia viene. Però avviene, dottore, mi sovviene questa domanda, un processo eccezionale, perché sappiamo, senza fare i nomi, con gli altri farmaci noi agiamo a livello dei sintomi, ma non agiamo a livello delle cause. L'ossigeno-ozonoterapia, che è una tecnica naturale, innovativa, anche perché innovativa, anche se antica noi diciamo, perché è troppo poco conosciuta, per le caratteristiche che ha, quindi noi la dobbiamo diffondere sempre di più. Ma l'ossigeno-ozonoterapia agisce a monte del problema, quindi rimuove le cause, non soltanto i sintomi, ma anche le cause, perché spesso gli antinfiammatori, quindi i medicinali, rovinano, no? A lungo andare, potrebbero rovinare questi organi. Allora, dottore, qui si può evitare in tantissimi casi, c'è un'ampia letteratura scientifica perché sono stati trattati tantissime ernie del disco, come abbiamo detto è la più trattata con grande successo, quindi si può evitare l'intervento chirurgico. Sì, ovviamente sì. Se uno potesse intervenire prima sarebbe anche meglio, sarebbe auspicabile. Sì, perché ozono agisce a livello del nucleo polposo, che questo nucleo polposo si trova all'interno di ernia e quindi fa una specie di fa scoppiare il nucleo polposo e ernia riduce. Riducendo quindi nei 90% ernia, dei casi addirittura si potrebbe evitare l'intervento chirurgico lì ove c'è bisogno, non nei casi magari esasperati, però il paziente, mi sovviene sempre questo consiglio da dare, che il paziente non appena sente dei dolori insistenti alla schiena potrebbe rivolgersi a voi specialisti di ossigeno-ozonoterapia perché rimuovono immediatamente
le cause. Allora, dottore, con l'ossigeno-ozonoterapia possiamo, perché è una tecnica trasversale, cura, quasi è una panacea, però lei ha curato con grande successo dei dolori insidiosi, subdoli del ginocchio e della cervicale. Ce ne potrebbe parlare? Per quanto riguarda cervicale, nella maggior parte dei casi si tratta di una contrattura muscolare, poi anche c'è ernia cervicale. Quindi con ozonoterapia, con un ago molto sottile, anche non doloroso, applicando nella zona locale dove c'è contrattura, noi quasi immediatamente leviamo il dolore cervicale. Se si tratta di una ernia praticamente a livello cervicale, qui ci vuole praticamente un ago più profondo in modo che può seccare ernia. E quindi ci vuole diverse sedute per questo motivo. È molto molto importante. È una cosa anche soggettiva, no? Ci sono sicuramente dei protocolli, perché dipende anche dai casi, però è una cosa soggettiva, perché magari a un paziente ce ne vogliono di più, a un altro dipende sempre dalla gravità del problema. Quindi, dottore, questa tecnica non solo rimuove le cause, quindi i sintomi, i dolori, ma rinnova addirittura i tessuti, perché si parla di ossigeno. Sì, ossigeno, quando i tessuti vengono nutriti da O2 puro ossigeno, e quindi vengono rinnovate quando ci sono le cellule nuove. E quindi è già molto importante in questo caso, le cellule vecchie vengono eliminate e quindi si formano anche le cellule nuove. Poi ozono che cosa fa? Attira praticamente sangue, cioè maggior flusso di sangue nella zona. Già questo è molto importante praticamente per levare la patologia, per praticamente il processo infiammatorio viene praticamente ridotto, perché si tratta di un antinfiammatorio molto potente e molto naturale, e quindi molto importante questa azione antinfiammatoria e poi aumento del flusso di sangue nella zona. Già questo è molto importante, e quindi maggior flusso di ossigeno va nella zona erniale, oppure dove c'è processo infiammatorio, dove c'è anche un danno cellulare. Questo non soltanto per ernia discale, ma anche per altre patologie funziona molto bene. Questa tecnica, dottore, funziona bene quando viene gestita dalle mani esperte. Perché? Ozonoterapia si tratta sempre di un prodotto naturale, ma anche bisogna stare attenti come viene applicato, la dose specifica, concentrazione particolare, la zona. Io ho un'esperienza di quasi 30 anni per quanto riguarda non soltanto ernie discale, ma anche problemi cervicali, anche ginocchio, anche la circolazione degli arti inferiori. Quindi va anche in profondità? Molto importante nel caso di ernie discale, bisogna avere una grande esperienza, bisogna essere molto attenti, bisogna non fare uno per caso, bisogna sapere dove vai, con chi fai. E quindi l'esperienza è molto importante. Io a Roma ho tanti pazienti, in tutti questi 30 anni quasi tutti sono contenti, mai non ho avuto lamentela di nessuno, e quindi neanche a Roma, neanche a Perugia. Perché? Perché sempre sto attento, ho grande esperienza per quanto riguarda il dolore lombare, ernia discale, e poi quanto il dolore viene irradiato lungo le gambe, e lo so come bisogna fare. Con le sedute particolari, diverse sedute, il punto è specifico molto importante. Non soltanto per caso uno mette ozono, dice ah, io sono andato, che ne so, da quello che sta sotto a casa mia perché è vicino. E quindi bisogna sapere dove vai, ma bisogna uno informarsi, non dico magari venite da me, dovete informarsi di chi è, magari ha grande esperienza nel campo di ossigeno-ozonoterapia. Ma lei è infatti uno dei più conosciuti ossigeno-ozonoterapeuti a livello internazionale, anche abbiamo detto, solo nazionale ma anche internazionale. Dottore, adesso andremo, perché la testimonianza
è fondamentale, direi, non soltanto la specializzazione, la capacità e la serietà, ma anche la testimonianza. Quindi andremo adesso con il dottore a intervistare alcuni suoi pazienti che ci parleranno quindi della loro esperienza e ci racconteranno le loro patologie. Con noi abbiamo un divo del cinema, una grande star, è davvero un grande onore avere qui con noi Franco Nero, bentrovato. Ecco, vorrebbe raccontarci la sua esperienza con il dottor Salari, come l'ha conosciuto e quando? Ah, ho conosciuto il dottor Salari, saranno quasi una ventina d'anni, no? Circa una ventina d'anni. Tramite un amico, io mi ricordo che stavo a Roma e ero andato in un bar a prendere una cosa, vedo questo amico, si parla del più del meno e ho detto che mia mamma non stava molto bene. E allora lui mi dice, guarda tua mamma dovrebbe andare da questo dottor Salari, eh? E mi diede il numero, lo chiamai e così presi un appuntamento e venni a trovarlo con mia madre. E devo dire che è stato favoloso, perché per anni ha curato mamma, adesso non c'è più, però per molti anni l'ha curata, ma io penso per 13 o 14 anni, facendo questo emo, no? Grande questa emo. Grande autoemo infusione, questo elisir di lunga vita. E piccolo emo, ma lui il grande emo, cioè vuol dire purificare il sangue. È vero, piano riossigenare. Piano, e ossigenarlo. Noi invecchiamo per mancanza di ossigeno, per questo il sangue diventa nero. Assolutamente. Ecco perché facendo questo emo, il grande emo, il sangue si purifica, no? E diventa proprio... Si rinnova, diventa il sangue di un bambino. Che bello! È molto bello. E naturalmente tutti questi anni ho potuto constatare tutto quello che fa il dottor Salari. Lui cura benissimo... in questo momento mi sta curando un ginocchio, certo. Tanto per cambiare, ma quindi anche lui dei dolori al ginocchio. Sì, ma lui fa l'ernia del disco cervicale, tante cose, adesso tante cose per le ossa, no? Principalmente per le ossa. In più fa questo emo, no? Emo, piccolo emo. Quando, molte volte io facevo, guarda Hamid, io devo andare a fare una partita di pallone, perché io ho giocato a pallone fino a 3 anni fa, poi me l'hanno sconsigliato per l'altro ginocchio. Adesso ho un problema col sinistro e io gioco a tennis ancora. Grazie al dottore. No, voglio continuare a giocarle, ecco il motivo che mi sto curando. Perciò. Quindi questa ossigeno-ozonoterapia è una panacea? È una cosa? È una panacea, riesce un po' a curare tutto, no? Beh, sì, effettivamente. Ma sa perché? Perché oggigiorno la medicina, diciamo, tradizionale, prendi antinfiammatori, prendi qua, che fanno male poi. Distruggono poi questo alla fine i tessuti. Invece è l'antinfiammatorio proprio naturale. Che rinnova. Naturale, che rinnova senza... che non nuoce. Anzi, arreca tantissimi benefici. Assolutamente, tanti benefici. Perciò non so se vuol fare una domanda. Ecco, al dottore, che cosa vorrebbe dire nel caso di, insomma, del maestro? Tanto ha spiegato tutto. 20 anni fa, 17 anni fa, 20 anni fa ci siamo riconosciuti. La mamma veramente stava male, molto male, quindi. Mi sembra girava anche diversi ospedali, quindi c'era un dolore molto a livello della schiena, vari tipi, quindi era un herpes. E quindi che non veniva curato oppure non è stato diagnosticato. Quindi anche i virus. Sì, sì. E quindi con grande autoemo siamo riusciti praticamente a distruggere questo virus, inattivare questo virus. Inattivare. Dopo diverse sedute, 2 o 3 sedute, si sentite molto bene. E poi anche il Franco, abbiamo curato il ginocchio, la schiena praticamente stava molto male, cervicale mi ricordo molto anche.
Io soffro di cervicale, anche quello, mamma mia. Tantissime persone, ma questo è il male del secolo, la cervicale. E quindi come viene somministrata quindi questa terapia, ricordiamolo un po', questo potentissimo gas, è un gas semplicissimo, però è potente. Semplicemente con una ernia, con un ago molto sottile, viene messo sottocutaneo nel, per quanto riguarda cervicale, per quanto riguarda il ginocchio anche. E per le cose molto più impegnative si fa grande automoterapia, per stare bene tutto il corpo, per stare bene varie patologie che anche non sappiamo da dove viene. E quindi quello si fa ossigenazione del sangue. Maestro, si dice che il dottor Salari abbia delle doti taumaturgiche, è vero questo? Che riesce a curare quasi con le mani? Beh, anche con le mani, è vero, anche con le mani può Perché fare. Ho sentito altri pazienti. No, ma guardi, io... Lui per esempio cura anche per voi donne ginecologia, È vero. È bravo anche in quello. Ecco, ci vuole dire qualcosa? Beh, non è che posso parlare di queste cose, sono cose un pochino intime, particolari, però... Però già l'ha detto, già che no, l'ha detto. Però dico sì, ma anche... Poi detto da lei ma anche, un altro ma anche peso. La prostata, all'uomo la prostata, cura anche quello. Cioè, è incredibile, vero? Certo, certo. Ipertrofia prostatica vengono... praticamente trattati con grande autoemo e quindi vengono ridotti, cioè il processo infiammatorio a livello di prostata viene ridotto e quindi magari un signore che 5-6 volte va al bagno durante la notte e quindi dopo viene forse anche una volta anche niente. Questa purtroppo questa terapia ancora è troppo poco conosciuta perché le persone sono titubanti, stentano a provarla. Quindi lei che cosa vorrebbe dire? Perché detto da Franco Nero, ripeto, no, un altro guarda, peso. Io le dico, che cosa io vorrebbe dico, dire ai nostri cari telespettatori? Titubanti fino a un po' di anni, 2 o 3 anni fa. Stranamente negli ultimi 2 o 3 anni sta prendendo piede. Meno male. Vedo che molti ospedali, no? Negli ospedali che prima no, non l'ospedale, no, adesso piano piano. Io consiglio, che devo dire? Consiglio a tutti di provare queste terapie perché ne rimarranno molto, di tutto contenti, ma guariranno in un modo bello, piacevole. Guardi, un'ultima cosa, anche questa è una... Io so che anche dei ragazzi giovani, molti giovani, che hanno problemi sessuali, addirittura lui cura anche quelli. Quindi afrodisiaco è questo vero? Gas? Sì, perché aumenta il flusso di sangue. È vero che è afrodisiaco? No, aumenta il flusso di sangue locale. No, aumenta il flusso di sangue. Locale. Ci sono molti di questi giovani che hanno problemi. Quindi svariati problemi, cura svariati problemi. Infatti, lui cura un po' tutto il corpo. Adesso, per esempio, lui tra poco tornerò nel suo studio e mi finirà di... Lui metterà anche la cartilagine, un liquido di cartilagine. Sì, sono prodotti naturali tedeschi che vengono messi praticamente in associazione a ossigeno, tutti e due praticamente, fanno in un modo che il ginocchio va avanti. Magari quando è stato. A lei trova giovamento immediatamente. L'ho trovato, sì. Devo dire la verità che sto trovando un buon giovamento. Speriamo. È logico. I miracoli, no? Il miracolo totale, perché il ginocchio è un ginocchio di un atleta certo. Che ha fatto sport per 50 anni. Ha fatto tantissimi film. No, ma non a fare i film, ma sì, molto sport. Certo. È logico, un po' consumato, c'è poca cartilagine. Ecco il motivo, però se riuscissi ad andare avanti a fare un po' di tennis ancora nei prossimi anni sarei molto contento, è vero? Sicuramente sì. Per concludere questa interessantissima intervista, che cosa vorrebbe dire ai telespettatori di Umbria TV? No, ho detto che vorrei tanto che chi ha problemi andasse dal dottor Salari che risolve tutti i problemi, è bello questo, no? Sì. L'uomo che risolve tutti, il dottore che risolve tutti i problemi. La ringrazio, Franco Nero. Con noi abbiamo il signor Palazzo che viene da Roma. Ecco, ci potrebbe raccontare la sua esperienza con il dottor Salari, innanzitutto come l'ha conosciuto e quando? Sì, io l'ho conosciuto 3 anni fa tramite il mio medico di famiglia. Qui a Roma era di passaggio e mi aveva pure detto mia moglie che soffriva di ernia discale
e mi aveva detto appunto che aveva avuto un'esperienza con un ragazzo che aveva l'ernia, doveva operarsi, e che in effetti con la zonoterapia conosceva appunto il dottor Salari e che avrebbero risolto. Da mia moglie, proviamo, impossibile, proviamolo, insomma. Era titubante. Sì, insomma, chiaro. E in effetti ha avuto molta efficacia perché non ha avuto più fastidi, c'è stata una ritenzione di quest'ernia e l'ho fatta anch'io alla schiena, che ho mal di schiena. E quindi sono diventato un segugio di Salari, tant'è che da Roma vengo fino a Perugia, perché adesso mia moglie praticamente ha un problema alle orecchie, praticamente sente un sibilo e tutti i medici dicono che è difficile curarla, invece la stiamo curando con l'ozonoterapia e sta avendo dei risultati. E trova giovamento. Sì, sta trovando giovamento. Perlomeno da una parte già è sparito questo fastidio, dall'altra si è attenuato, cosa che gli altri medici, sai, purtroppo è una cosa che dovrà portare a vita, è difficile, però stiamo provando e in effetti sta funzionando, e quindi mi devo fare questi 400 km andata e ritorno ogni volta, perché il dottor Salari a Roma viene molto raramente, no? In questi giorni. Quindi funzionano queste tecniche terapeutiche del dottor Salari? Sì, funzionano, in effetti, leggendo anche, documentandosi anche su internet, tra l'altro l'ozonoterapia è una terapia molto efficace per l'infiammazione, quindi per questi fenomeni così. Ripeto, boh, al di là di... È naturale, non ha effetti collaterali? È naturale, perché chiaramente è una forma di ossigeno, anche che ossigena il sangue, ma più che altro, ecco, diciamo che ha avuto la sua efficacia, come si dice. Al di là di tutto ci sono i medici che alcuni sono scettici, alcuni sono favorevoli, tant'è che noi abbiamo, io un ex dirigente all'assistenza Fasi, il Fasi riconosce queste terapie. Per cui significa che anche gli ospedali adesso, so che a Roma, l'Umberto I, fanno questa applicazione, cosa che prima non facevano. È una terapia fantastica, quindi lei che cosa vorrebbe dire ai nostri cari telespettatori, specialmente a quelli che hanno dei problemi di salute? Sì, in particolare i problemi del mal di schiena, diciamo i problemi anche dei ernie, non allo stato avanzato ovviamente, c'è solo di provare per credere, provare per credere. La ringrazio. Con noi abbiamo la signora Cori, lei ci potrebbe raccontare la sua esperienza con il dottor Salari? Sì, dunque io mi avevano parlato del dottor Salari, che stava a Perugia e quindi faceva ozonoterapia. Era una medicina alternativa a tante altre medicine che sono pesanti, tipo per la schiena, cioè fanno male allo stomaco, eccetera, eccetera. Quindi praticamente mi sono informata, lui ogni tanto veniva a Roma e l'ho incontrato. Diciamo che io ho un problema sulla schiena, ho due profusioni e ero completamente bloccata, e sono andata da lui e fortunatamente, cioè è stato un miracolo, la prima seduta mi sono sentita benissimo. Dopo la prima seduta? Dopo la prima seduta, sì, cioè non riuscivo proprio ad alzarmi. Quindi sono due anni. Dice, dopo la prima seduta ha trovato giovamento. Ho trovato giovamento, sto benissimo, avevo un problema alla spalla pure, mi faceva male, che ho risolto. E non ha riavuto più dolore alla schiena? Sulla schiena no. Cammino, non potevo camminare, non potevo mettermi seduta a letto, era una cosa pazzesca. Invalidante. Sì, sì. Quindi io, cioè, qualsiasi cosa, c'è il dottor Salari che ci pensa, ok? Grazie. Quindi ha trovato una panacea? Sì, sì, ho trovato la panacea, sì, 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 sicuramente. Cioè, non prendo. Poi anche la spalla? Anche la spalla, quindi non prendo medicine e con l'ozonoterapia vado benissimo, ok? Che cosa vorrebbe dire ai nostri cari telespettatori, specialmente a quelli sofferenti? Perché se sofferenti con la schiena, con l'artrosi, ginocchia e piede, io consiglio di venire sinceramente dal dottor Salari, perché è bravissimo. La ringrazio. Con noi abbiamo il signor Moscetti, ben trovato. Lei quando e come ha conosciuto il dottor Salari? Il dottor Salari l'ho conosciuto 3 anni fa. Tramite un amico che mi ha parlato di lui, perché in realtà il mio problema era la spalla. Avendo fatto tutti gli accertamenti, sono stato da 3 ortopedici diversi e tutti e 3 mi hanno detto di operarmi perché era l'unica soluzione. Consideri che non alzavo il braccio,
Io sono venuto al dottor Salari con una decina di applicazioni e mi ha passato completamente. Tant'è vero che sono 3 anni ormai e il braccio si muove. Per cui... E sta benissimo. Sì, indubbiamente. Per cui è chiaro che qualora avessi problemi all'altra spalla piuttosto che al ginocchio o altri tipi di problemi, io vado dal dottor Salari e mi faccio sistemare perché è il mago. Rinnova quindi. Dottore, vorrebbe dire qualcosa per quanto riguarda questa terapia? Come agisce quindi nel caso del signor Moscetti? Signor Moscetti ha avuto non soltanto gonartrosi, ha avuto anche problemi di preartrite e in più anche ernie discali. Con diverse applicazioni con ossigeno puro concentrato siamo riusciti a migliorare completamente il suo caso. All'inizio magari con 1 o 2 sedute non è che abbiamo avuto risultato, ma insistendo praticamente. Certo. Sì, infatti diciamo le prime sedute avevo soltanto un beneficio, per cui si era alleviato il dolore, però il movimento era sempre bloccato, mentre invece andando avanti con le terapie è a posto. Con una tecnica completamente particolare. Una sua tecnica? Una tecnica non invasiva. Che ha inventato lei, naturale. Sì, una tecnica naturale. E riesco a eliminare ernie discale e anche il processo di preartrite, in modo che praticamente... Del tutto? Riescono a... In maniera definitiva? In maniera definitiva, avere guarigione completa. Che cosa vorrebbe dire ai nostri cari telespettatori, specialmente a quelli che hanno problemi di salute di questo tipo? Ma sicuramente... Se loro hanno problemi di salute, diciamo attenenti no, alla telematica che abbiamo appena discusso, di contattare il dottor Salari perché al di là delle tecniche che lui utilizza e comunque sono prodotti naturali per cui non fanno nulla. No, anzi fanno bene. No, tra l'altro, per cui nessun rischio. Rinnovano i tessuti. Vero, per cui è questo l'invito che faccio. La ringrazio. Con noi abbiamo la signora D'Angelo, salve. Ecco, lei perché ha deciso di contattare il dottor Salari? Perché io lavoravo in un negozio e mi ero bloccata con la schiena completamente. Tramite un collega mi ha detto ti do il numero di telefono del dottor Salari. Ero molto scettica perché inizialmente dico ma chi sarà? La prima seduta sono andata e ho camminato. Perché prima non riusciva a trovare un rimedio che le potesse risolvere questo problema? Assolutamente no, sono entusiasta. Ci ho portato mia suocera per le ginocchia, è entrata che camminava con il bastone, è uscita senza. Perciò per me è Gesù Cristo, non si può dire, però è vero, è una persona... Non lo dobbiamo dire, queste cose non le dobbiamo dire. È veramente eccezionale, nel senso che io adesso sono ritornata perché ho un problema all'altra anca, perché sono un po' acciaccata malgrado l'età. E purtroppo lui, il tempo ci riduce in questa maniera. Però sono entusiasta perché veramente sono contentissima perché per me lo consiglierei a tutti. Poi comunque è una cosa non invasiva, non fa male, è naturale, siamo insomma tutti, perciò è sicuramente un consiglio. Sappiamo che tante persone sono scettiche di fronte a questi rimedi naturali, quindi che cosa vorrebbe dire a queste persone, specialmente sofferenti, a quelli scettici? Io assolutamente di provare con Hamid, io mi permetto di chiamarlo per nome perché ormai è subentrata una, non un'amicizia, però quel rapporto tra paziente di fiducia, cioè a me se lui dice non ti preoccupare, io non mi preoccupo, non ho paura di quello che lui mi fa, perché comunque ho sempre trovato molto giovamento, perciò lo consiglio a tutti, lui è eccezionale, è una persona a modo, professionale, perché a prescindere da tutto, la prima cosa è molto professionale, però è una persona su cui... Io mi fido molto, insomma, a cui mi fido molto.
Soprattutto risolve i problemi di salute. Soprattutto. Io ho mia suocera che ha 85 anni e ne parla, mi dice sempre, ma da quel dottore ci riandiamo ogni tanto perché mo c'ho un dolore qua, mo io, insomma, però lei l'età e sicuramente ce la riporterò, insomma, sono strafelice. Adesso proviamo. Lei che cosa vorrebbe dire riguardo alla signora D'Angelo, appunto al problema che ha avuto alla schiena e anche altri problemi? Come viene somministrata per esempio questa tecnica, questo gas a livello della schiena? Sì, soprattutto che quando si è presentato quasi non poteva camminare. No, non potevo assolutamente camminare. Sì. E con un'applicazione. Quindi problemi gravissimi. In modo molto semplice, sottocutanea, praticamente così, sfiammato, e non soltanto sfiammato, anche la contrattura è andata via immediatamente, e poi il dolore praticamente, dopo che va via la contrattura, si sente dopo qualche minuto. Avevo addirittura una sensazione di benessere, cioè nel dolore era una sensazione strana da provare. Però io sono uscita da qui. Una tecnica miracolosa. Veramente, ma non lo dico, lo dico proprio perché l'ho provato sulla mia pelle, lo consiglio a chi magari ha la possibilità di contattarlo, perché io mi sono trovata benissimo e ancora continuo, magari ogni tanto mi esce un dolore da una parte, dall'altra, e lui mi aiuta, devo dire. E soprattutto molto importante la tecnica, la concentrazione e poi la dose di ozonoterapia. Certamente. È vero, è una terapia naturale, ma praticamente ci vuole una grande conoscenza. Questo gas deve essere trattato dalle mani esperte, questo abbiamo detto, è una grande attenzione alla lunga esperienza. Se no il risultato non c'è, se non viene applicato punto giusto, concentrazione giusta. L'ultimo messaggio ai nostri cari telespettatori. Che dire, io ho detto già tutto, nel senso che è una tecnica che consiglio, la consiglio fatta da Amid, mi permetto ancora di dire così, perché è molto professionale, perché è molto attento e mi sono trovata benissimo, perciò che dire, quando poi ti trovi bene nelle cose le consigli, no? Non c'è altro da dire. Niente. La ringrazio. Prego. Con noi abbiamo il signor Ubaldi, lei ben trovato, ci potrebbe raccontare la sua esperienza con le tecniche terapeutiche del dottor Salari? Sì, io gli posso raccontare questa cosa. Avevo molto dolore sulla la spina dorsale, non riuscivo a muovermi, dava molto fastidio nei talloni, nelle ginocchia. E parlando con un caro amico che conosceva già il dottor Salari, mi ha consigliato di contattarlo, prima cosa. E anche solo al telefono già è stata una persona molto accogliente. Ispirava fiducia. Non ispirava fiducia, mi ha spiegato già via telefonica quello che poteva farmi e quello che potevo provare. Io sono venuto con questo mio amico che mi ha contattato, che mi aveva messo in contatto con lui, siamo venuti e io ho fatto le prime applicazioni ed ho trovato giovamento, perché prima cosa è una persona, è un professionista, non fa mai cose a caso. E quindi mi sono trovato veramente, veramente bene con lui. E subito siamo entrati in empatia, un modo di essere non tanto distaccato dal professionista e cosa, ma quasi un dottore amico. Molto umano. Eh? Molto umano. Molto umano. Amico, sì, un amico nel senso umano, di umanizzare e di capire il mio dolore, di farlo, di trasportarlo al suo e per poterli risolvere. Mi ha fatto queste terapie e ha risolto effettivamente ottimamente questa cosa. Io ogni tanto sono in culo da lui, vengo sempre per fare un controllo, per fare queste cose e trovo sempre la sua disponibilità e la sua empatia è stata tra noi, ma un modo di essere lui, come si può. Che cosa vorrebbe dire delle tecniche terapeutiche quindi ai nostri cari telespettatori del dottor Salari? Io dico che le tecniche che usa il dottor Salari non sono invasive, non sono distruttive e possono solo agevolare, possono solo migliorare il malessere che uno ha dentro e quello che porta. E lui riesce a farti parlare, a farti capire
di questo, quindi è sociologo e nello stesso tempo è un planetario, sa fare tutto di questo. Lo fa splendidamente e io sono grato a lui e grato a quel mio amico che mi ha dato questo suo indirizzo, che mi ha fatto conoscere, che mi ha portato a questa sua conoscenza, perché è veramente una persona ottima come cosa. Dottore, due parole sul caso del signor Ubaldi. Sì, quando si è presentato c'aveva il dolore molto forte a livello della schiena e quindi ho fatto la prima applicazione proprio in modo molto leggero, ma già si sentiva molto bene. E quindi per la seconda volta, quando si è presentato, già stava meglio. Ho fatto 12 sedute, parliamo di quasi 7-8 anni fa. Adesso sta bene, proprio quasi ha dimenticato. Quindi queste tecniche curano con grande successo i problemi alla schiena, no? Problemi di qualsiasi tipo. Sì, quando c'è ernia discale, quando c'è una contrattura, quando c'è infiammazione a livello lombare. E quindi, dato che si tratta di un antinfiammatorio naturale, si tratta di un praticamente anticontrattura, per questo il paziente si sente molto bene dopo anche la prima seduta. Se non risponde alla prima seduta, con diverse sedute, alla fine risponde. È una cura naturale, una cura non invasiva, una cura che non ha bisogno di ricovero, una cura che non ha bisogno di anestesia locale, in modo che il paziente... Una cura straordinaria. Che cosa vorrebbe dire ai nostri cari telespettatori, specialmente a quelli che soffrono? Ai cari telespettatori vorrei dire una semplice cosa. Se hanno la possibilità di contattare il dottor Solari, lo possono contattare, perché è una persona che si mette subito a disposizione del paziente, capisce il malessere, anche telefonicamente. E poi lo venite a visitare nel suo studio, dove ha tutte le apparecchiature e tutto ciò che è in mano. E poi ha le sue mani, che sono buonissime, ha delle mani che trasmettono calore e danno massaggio. Ha delle doti taumaturgiche. Sentiamoci questa definizione qui, ma non direi, forse è qualcosa di più di questo. Lui ha nelle mani veramente, dà un calore, una cosa molto molto forte di questo. È stato veramente piacevole averlo conosciuto e le ho detto ringrazio il dottor Solari in prima linea e ringrazio quel caro amico che mi ha dato questo suo numero. La ringrazio. Con noi abbiamo il signor Mohamed, ben trovato. Ecco, ci potrebbe raccontare la sua esperienza con le tecniche del dottor Solari? Io ho saputo tramite i miei amici della sua capacità, la sua grande esperienza di questa cura. Io sono stato quasi 8 mesi, avevo problemi di cervicali, giramenti di testa. E lei viene da Roma? Sì, sì, sì. Io vivo a Roma da 25 anni. Allora mi ha consigliato mio amico, e lui. Io è venuto, lui mi ha detto con 10 sedute ti faccio passare tutto. E ha avuto grande fiducia del suo modo di parlare, di spiegare le cose come stanno. Io ho girato tante, tante posti all'ospedale, ho fatto la terapia, tutto. Che lei stava malissimo. Stavo malissimo, io avevo una grande attività di lavoro. Ho dovuto smettere perché ho avuto la problema di giramenti di testa, problema di cervicale, non riuscivo a stare in piedi tanto tempo. E allora, nessuno riusciva a risolvere, a capire il suo problema? No, no. Ho avuto una grande fortuna. Poi a Roma ci sono tanti medici. Io ce l'ho una cartella clinica piena così. Io prendevo quasi tipo 10 medicine al giorno. Poi quando ho conosciuto lui io non prendevo nessun tipo di medicina. Poi è venuto da lui e lui mi ha fatto 2 o 3 terapie. Mi ha trovato benissimo, è tornato un attivo. Dopo 2 o 3 terapie già ha trovato giovamento. Sì, sì, sì. Mi è passato tutto, ho cominciato a lavorare. Ha iniziato l'altra volta, diciamo pure l'attività sportiva. E lui è una persona veramente si merita tanto. Che hai tanti problemi della vita, i cervicali, e tutto quello che senti passa da lui. Io garantisco per lui 100%. E passa tutto, 100% è tanto. Dottor Solari, ecco, che cosa vorrebbe dire sul caso del signor Mohamed? Nel caso suo aveva un vertigine molto forte, oltre c'era il dolore cervicale. In questo caso
iniziato subito con grande autoemoterapia. Quindi abbiamo fatto fino adesso 5 sedute. Sì. 5-6 sedute, sta molto meglio. E grande autoemoterapia, veramente una terapia fantastica. L'elisir di lunga praticamente, vita. Che devono fare tutti quanti. Il suo caso è stato risolto con questa terapia, praticamente. Ha avuto una grande fortuna conoscendo lui. Che cosa vorrebbe dire per concludere la sua intervista ai nostri cari telespettatori? Guarda, io spero gente vieni a cercare lui per tutta l'Italia, mica solo a Roma, perché lui è una persona squisita, molto molto disponibile. Pure la notte se ti serve lui ti fa il lavoro. Io auguro una grande fortuna per lui, perché è una persona veramente molto per bene, molto bene. Mi ha fatto molto piacere, ha conosciuto lui, io mando sempre gente. È rinato. È ingiovanito, adesso mia moglie è un po' gelosa. La ringrazio. Grazie a lei.